In quest'ultimo episodio della Survival abbiamo fatto tantissime cose, ragazzi. Abbiamo non solo costruito tutta una nuova area che finalmente ci porta ad un nuovo bioma, ma abbiamo costruito anche nuove farm e nuove build per poter espandere ulteriormente il dominio di Godopoli sul mondo intero. Quindi preparatevi, perché questo nuovo episodio della Survival sarà ricco di sorprese e di nuove scoperte. Lasciate like, commentate e condividete il video con tutti quanti i vostri amici. Iscrivetevi, attivate le notifiche e guardate il video fino alla fine, perché questo sarà un incredibile video della nostra pazzesca survival. Nell'ultimo video abbiamo costruito questa fantastica grotta custom, che è veramente molto bella. Magari un po' spoglia nella parte lì in basso, ma per il resto è veramente carina. Abbiamo questi bei bunker che sono pieni di robe molto fiche e tante altre cose. Detto ciò, prima di iniziare con l'argomento del video di oggi, voglio andare a vedere assieme a voi quanto oro la farm ha prodotto mentre che noi eravamo lì in quella zona. Lì c'è la nostra farm di iron più potente, e come sicuramente avrete notato da tutto questo ferro è molto potente. Quindi ora, poco per volta, mi metto e converto tutti questi lingotti che vedete in questa cassa. Ecco, li converto tutti quanti in blocchi. E ragazzi, questo è tutto l'iron che siamo riusciti ad ottenere: 3 shulker box e 9 stack. Direi che sono tanti, visto che sono blocchi. Ancora una volta vi chiedo gentilmente come potete utilizzare tutto questo iron, perché come vedete ho ben 18 shulker box di blocchi di iron e non so cosa farci, sono veramente tantissime. Detto ciò, come sapete, di solito negli episodi multipli di 10 vado ad aggiungere dei nuovi pezzi alla nostra fantastica galleria, al museo. Allo stato attuale in realtà non è che ci sia molto altro da aggiungere, da modificare. Sì, a parte togliere qualcuno di questi cartelli che abbiamo finalmente fatto, tipo il continuo della galleria al di sotto del bosco. Sì, tecnicamente manca la cascata, quindi non possiamo toglierlo. Abbiamo fatto finalmente la farm di muschio, abbiamo migliorato la farm di neve, abbiamo fatto il cantiere in costruzione, e queste erano tutte le idee che avevamo costruito. E adesso possiamo tornare a parlare del progetto di oggi, che per l'appunto sarà andare a costruire molte strade per collegare tutto quanto il mondo di Godopoli assieme. Insomma, tutte quelle strade di cui vi parlo di solito, che però non ci sono ancora, ecco, oggi le andremo a costruire. Quindi la prima cosa che voglio fare è collegare queste due strade, quindi la strada che esce al di fuori di quel tunnel e questa strada qui, dove si collegheranno dall'altro lato di questo fiume. Esatto, e sì, senza shaders, che tra il caldo che c'era in camera mia e tutte queste foglie il computer stava morendo dissanguato, quindi ho deciso di toglierle. Per ora giochiamo un po' senza. La prima cosa che devo fare è pulire tutta quanta la foresta per dare lo spazio alla strada, e per fare ciò, senza sbagliarmi, faccio una bella traccia di torce, così so esattamente quali sono i confini della strada, tanto deve arrivare fino al fondo dove c'è l'acqua. Ed eccoci qui al primo timelapse del giorno, e proprio in questa occasione senza shaders, perché il gioco continuava a crashare ogni volta che provavo a renderizzarle con esse, e difatti molti replay hanno questo aspetto, oppure questo aspetto che è peggio, ho deciso di non usare le shaders in questi replay. Detto ciò, se non l'avete ancora fatto, voglio soltanto ricordarvi di lasciare like, commentare e condividere il video con tutti quanti i vostri amici, ma soprattutto iscrivervi, attivare le notifiche e abbonarvi al canale per ottenere tutti i vantaggi extra di cui potrete godere con gli abbonamenti, come chat Discord dedicate e chat Telegram dedicate. La prima cosa che dobbiamo fare è decidere come gestire questo dislivello, e a mio parere il modo più semplice è semplicemente abbassare leggermente questa collina al livello del resto della strada e poi abbassarci dolcemente fino al livello 65. Forse è arrivato il caso di andare a chiudere questo buco, chissà dopo quanto tempo che è aperto. E ovviamente questo stesso lavoro dobbiamo farlo anche dall'altro lato. E mettiamo a posto anche questo mentre che ci siamo. E questa parte è fatta, e mentre che ci siamo devi chiudere anche quest'area che è rimasta
resta aperta per troppo tempo. E ora anche dall'altro lato. Ed ecco qua, finalmente questo ponte, dopo un anno, sei mesi, è finalmente chiuso. E ora con tutti questi materiali iniziamo a fare la strada vera e propria, che si stringerà, ho deciso, in più punti, perché voglio andare a rimuovere anche questa striscia bianca. Quindi si stringerà in totale di 3 blocchi, uno di marciapiede, uno di strada e la striscia. E questa cosa ad entrambi i lati. Quindi passiamo da una larghezza di 21 blocchi a una di 15. Arrivati a questo punto qui, come vedete, la strada è decisamente più stretta rispetto a prima, però adesso deve scendere. Fino a che punto? Fino al livello 65, che è questo qui. Adesso, se posso, per la maggior parte del tempo preferirei decisamente seguire la pendenza naturale di quest'area, cosa che però, come potete vedere, non è sempre fattibile. Qui c'è un cratere enorme, mentre da questo lato c'è tutta una fossa verso quest'area. Non è sempre possibile stare dietro alla pendenza naturale di questo posto, quindi dovrò terraformare e fare un po' di magia. Questo è quello che abbiamo fatto fino ad adesso. Come vedete è una strada parecchio lunga, ma non ancora completa. Peraltro sto pensando un attimo se effettivamente ha senso portarla fino a questo livello, perché ovviamente qui c'è un fiume. Se facciamo un ponte dobbiamo rialzare di nuovo tutto, quindi sì, effettivamente non credo abbia molto senso mettersi a portare tutta questa zona a questa altezza qui. Quello che invece ha senso sarebbe iniziare ad alzare il ponte già da quel punto lì. Comunque il problema è che abbiamo finito i materiali. La deep slate sì, si può farmare, cioè abbiamo già modo per farmarla. La deep slate levigata si può fare, basta cuocere quella che farmiamo con la tunnel bore. Ma c'è un problema: non ho modo per farmare il basalto, e questo, beh, è un bel problema, non da poco. Quindi quello che farò adesso sarà mettermi sotto. Ah no, come non detto, ci abbiamo... Ok, rimandiamo a dopo il ponte però. Quello devo farlo adesso. E ovviamente dobbiamo prima di tutto alzare la strada. Qui ho già preso tutti quanti i materiali, devi iniziare proprio ad alzare lentamente, delicatamente la strada. Fatta la rampa del ponte bisogna abbattere questi alberi per iniziare a fare un po' di spazio per l'altra rampa del ponte. Ok, perché in questo momento ci troviamo volanti, beh, volanti perché sto usando la FreeCam, ma soprattutto senza shaders, perché senza shaders posso allungare a dismisura i chunk di render distance, grazie ad Invidium. Attualmente siamo a 32, e perché abbiamo bisogno di questa cosa? Per poter vedere il nostro mondo dall'alto e capire meglio quale direzione dare a questa strada. Da questa parte, come vedete, è inclinata, quindi la faremo passare a sinistra rispetto a questa sezione, che per chi non se lo dovesse ricordare è il tempio del legno, e poi andrà dritta in questa direzione per evitare di schiantarsi contro la galleria e per mantenere un pochino di questa foresta. Si collegheranno quindi da questa parte, infatti questa strada arriverà fino a qui e andrà poi dritta fino a Manhattan, mentre invece questa strada arriverà nella foresta di Querce Scure, girerà e si collegherà anch'essa alla strada che arriverà fino a qui. Detto quindi tutto ciò, direi di ritornare subito al lavoro sulle nostre strade, ed eccoci qui con entrambi i lati fatti. Come vedete ho anche già preso le misure per mettere gli archi, e ce ne stanno ben 4. Sono un po' in una posizione strana, più che altro sono molto vicini a questa costa, quindi magari in futuro potremmo andare a rimaneggiare tutto quanto. C'è un piccolo problema, ragazzi: il lago qui è parecchio profondo e onestamente non c'ho voglia di passare tutto questo tempo a fare dei pali così profondi per mettere le varie zone del ponte. Quindi almeno quest'area la andrò a terraformare un pochino per semplificarci un po' la vita, perché come vedete qua è veramente, 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 veramente profondo. Ho
continuato con la costruzione del ponte. Come vedete c'è il marciapiede, c'è la strada, le strisce, soprattutto c'è tutta la parte sotto in questa maniera qui. Però non mi fa impazzire, quindi quello che ho deciso di fare è andare a terraformare una zona in questo punto qui per togliere alberi e quindi liberare spazio e dare più spazio all'acqua del lago, e quindi renderà più sensato anche quell'arco, e terraformare anche un po' qui. Ed eccoci qui con tutta questa zona terraformata, sia nella costa che nel fondale, sia da questa parte qui, dove potete vedere che ho rimosso un bel pezzettone di terreno, ma anche in questa zona qui, dove ho terraformato in modo da far passare l'acqua anche sotto il primo semiarco. In questa maniera questo ponte acquista molto più senso. Ora direi di andare a fare un'altra cosetta. Eccoci qui nel Nether, quella che state vedendo a schermo è la lista degli item necessari per costruire l'enorme farm di basalto che sto per andare a fare, perché sì, l'abbiamo terminato adesso finalmente in questo momento. E il luogo in cui ho deciso di costruirla è ovviamente davanti alla nostra farm di ferro, quantomeno l'arrivo di questa, in modo che in futuro potremo andare a collegare le due stanze. Quindi apriamo questo ascensore e scendiamo giù. Questa è tutta l'area da pulire, più o meno, in realtà è molto più alta, alta più o meno così. Eh sì, quello lì è un pezzo di istituto serio, bravi che l'avete notato. La farm non è particolarmente complessa, fondamentalmente è molto simile a quella di cobblestone che abbiamo già nel land. E da questo punto di vista devo ammettere che JCraft, che è il creatore della farm, ha fatto veramente un ottimo lavoro. Questa è formata da un sistema di storage molto grande, e quelle casse andranno a raccogliere tutto quanto il basalto che cadrà su questa piattaforma, che a sua volta verrà spostato da questa macchina volante verso le due linee di hopper, dove si trova anche questa struttura fatta con le scale e la soul sand, che serve a distribuire in maniera equa tutti gli item in tutti gli hopper, anche in assenza dell'acqua, visto che siamo nel Nether. E in tutto ciò il basalto viene prodotto da questa combinazione di soul soil e ghiaccio. Difatti, quando la lava tocca della soul soil e del ghiaccio, si va a creare del basalto, e tutto ciò verrà spostato da dei pistoni, e infine tutto quanto verrà rotto da un TNT duper. Ed eccoci qui, amici miei, con la farm perfettamente funzionante. La capacità è la stessa di quella di cobblestone, quindi 120.000 item in una singola ora. È veramente tanto basalto, ed è esattamente ciò di cui noi personalmente abbiamo bisogno. Dobbiamo poi fare tutta questa stanza? Beh sì, sarà tanto lavoro, ma potremmo farlo tranquillamente, non sarà un grosso problema. Come vedete là c'è il miele, ci sono dei blocchi di miele là in cima che tengono la TNT alla velocità giusta, come vedete. La macchina volante è molto semplice e nulla, adesso si rimane un pochino FK. Comunque questa farm è veramente OP. Avete presente tutte queste casse gigantesche, enormi, che ce ne sono tantissime? Ecco, fate conto che tutto questo sistema di immagazzinamento di item si esaurisce in solo 4 ore di farming. Avete capito? 4 ore e nulla praticamente. In 4 ore tutta questa roba è già piena fino in cima, fino all'orlo. È una roba micidiale, ragazzi, e sono veramente felice di aver costruito questa farm. E ora tocca anche alla Deep Slate. Oh, questi mica li vorrai lasciare qua. Ci sono arrivato solo ora, ma effettivamente faccio prima raccogliere la Deep Slate con la macchina, con la tunnel bore, e poi cuocerla dopo per ottenere la Deep Slate levigata che voglio io, piuttosto che raccoglierla tutta quanta a mano. Direi che mi sono preso abbastanza Deep Slate, adesso possiamo tornare in base. Arrivato a questo punto mi sono messo a terminare il corrimano del nostro ponte per poter continuare con la nostra strada. E mo però son cazzi, perché io devo andare a devastare tutta questa enorme foresta e scegliere anche dove iniziare a fare la curva. Forse mi viene più iniziare a decidere la curva e poi devastare la foresta, per poter quindi capire meglio dove andare a tagliare la foresta per mettere la strada. Quello che farò adesso sarà farmi un bel segno con i blocchi di percorso, in modo da avere più o meno l'indicazione di dove si troverà per l'appunto la strada. Arrivato a questo punto, quindi dopo aver fatto tutta questa strada e salito quasi completamente su questa collina, mi posso dire soddisfatto della strada che ho fatto. Adesso inizierò a fare la curva. Sarà parecchio ampia e che ci porterà più o meno in questa zona qui. Quindi sarà una bella curva, bella grande, anche perché in questa maniera si noterà di meno la distorsione della larghezza della strada. Sarà tutto quanto più semplice. Dopo aver terraformato un pochino quest'area, ma solo un po', devo ancora finire, e aver eliminato buona parte degli alberi che si trovano
umano qui sulla strada e aver indicato anche la linea bianca da seguire con la lana e la concrete, è il momento di iniziare a mettere questa strada. Anche perché la terraformazione viene meglio quando la si fa un po' per volta. Metti la strada, vedi più o meno che aspetto hai e da lì vai a terraformare il resto. Fare il contrario non è proprio semplicissimo. E la strada è stata portata avanti fino a questo punto qui, quindi fino alla fine della curva, da qui in avanti dovrà proseguire veramente tanto. Ma mi sono accorto di un problema, ovvero che non ho messo nessun tipo di illuminazione da nessuna parte. Ma non solo qui nella strada nuova, anche nella strada vecchia non c'è nulla, niente che illumini un minimo. Non uno dei nostri tombini finti, non un lampione, niente di niente, veramente zero. Ora che abbiamo illuminato praticamente tutta quanta la strada in generale, ne abbiamo fatto una porzione veramente molto grande, che per ora si interrompe ancora qui nella foresta, direi di dare un pochino di vita a questo luogo prima di chiudere l'episodio, che oggi abbiamo già fatto tantissimo. In particolare vorrei andare a piazzare una vostra build, in particolare offerdami da Polarone, il moderatore principale del mio Discord. Questa struttura la metteremo in questa posizione qui, e peraltro si collegherà con un piccolo sentierino alla nostra galleria stradale, quella che si collega a sua volta al boulevardier, giusto per mettere un collegamento in più. Non so se vi ricordate di questa sezione. E per costruire questo edificio ho bisogno di una marea di andesite, per cui mettiamoci subito a raccoglierla. E ci serve anche tantissima clay, veramente tanta. Questi sono tutti quanti i materiali che abbiamo raccolto per fare la nostra struttura. E adesso bisogna abbattere un po' di alberi in quest'area per fare lo spazio per la struttura vera e propria. Ed eccoci qui nell'ultimo timelapse del giorno. Uno dei pochi che si è salvato, peraltro non tutte le sezioni sono venute con le shaders. Alcune sì, sono venute con le shaders, altre invece no. Ma per nostra fortuna sono soltanto due, quella iniziale e ancora un pezzettino qui davanti che tra un poco arriva, e nient'altro. Tutto il resto invece ha le shaders. E arrivati a questo punto mi sorge una domanda, ovvero: preferite questi video che hanno tanti timelapse, tante sezioni con la musichetta, oppure i video con meno timelapse, tipo ad esempio questo qui che ne ha decisamente di meno rispetto a quelli precedenti? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Comunque datemi qualche consiglio su cos'altro potrei aggiungere in questo luogo, su questa lunga strada, che attenzione, non voglio fare particolarmente folta, particolarmente fitta di edifici come il boulevardiere, ma comunque qualche edificio, qualche struttura ce la voglio mettere. Ed eccoci qui a struttura finita. In realtà non tutti i materiali che mi ero preso li ho utilizzati, perché gli interni sono completamente, anzi quasi completamente da fare, perché quelli originali non mi facevano impazzire, quindi ho deciso di metterci mano. E in realtà è anche tutto quanto dannatamente buio, qua può spawnare la peggio merda. Ci sono anche blocchi a caso ogni tanto, perché non ho proprio fatto tutto quanto con particolare attenzione, ma va benissimo così. Devo dire che comunque la build è bella, Polarone sa veramente il fatto suo, la build funziona, ci sono anche le scalette di emergenza che io non ho mai fatto, però effettivamente sono una cosa fica. E qui è tutto buissimo, ma manca un pezzo di soffitto, vabbè. Tanto gli interni, come detto, sono da fare, gli esterni sono da aggiustare, perché devo fare tutta la parte di decorazione fuori. Quindi ragazzi, se ancora non l'avete fatto, vi ricordo di lasciare like, commentare e condividere questo fantastico video con tutti quanti i vostri amici. Vi ricordo anche, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi, attivare le notifiche e soprattutto abbonarvi. Con gli abbonamenti potrete sostenermi un mucchio ed aiutarmi ad arrivare alla fantastica possibilità di fare le live. Detto tutto ciò, vi ricordo anche di passare da tutti quanti i miei social: Telegram, Instagram, Discord, TikTok. Ragazzi, alla bella, tanti saluti. Ciao!